Ho un problema che qui non capisco. Dice che una persona con tutto il cuore è d'accordo perché una persona non vede quello che può dare con piacere a lui, ma quello che può dare piacere al Borè. Rav, sì, questo è il problema. Domanda: come possiamo sapere che lui gioisce davvero di quello che noi facciamo? Come faccio a sentirlo? Tu hai bisogno di abituarti a pensare per prima cosa agli amici. Per prima cosa, non c'è nessuna scelta. Ci respinge così tanto che è anche impossibile muoversi. Il momento che io penso agli amici, io ricordo, oh no, la decina, i gruppi, che cos'è che dobbiamo fare, cosa devo fare con loro? E poi, verso di me, come ci connetteremo l'uno con l'altro? Ma se io sapessi che specificamente nella connessione tra di noi è dove noi troviamo l'entrata nel mondo superiore, allora non c'è nessun'altra scelta. Allora io già provo a trovarlo e ad aderire ad esso. E ad essere sempre lì. Questo è il mio lavoro. E dopo che ho localizzato la via, forzatamente mi trovo lì come se non avessi altra scelta, devo portare il Borè davanti a me sempre e immaginarlo in una maniera tale che lui esiste davanti a me ed io devo essere davanti a lui e devo desiderare costantemente di aderire a lui e di avvicinarmi a lui. Dopodiché qui è l'inizio del vero lavoro. Si sfiga. Studente, che cos'è quest'ombra? Che quello dice due volte, cosa significa? Rav, l'ombra significa che io rilevo qualcosa che esiste, però non nella sua vera forma, piuttosto nella forma, diciamo, il posteriore. Lui scrive che si rivolge a questa ombra e mi dà la vita. L'ombra significa occultamento? Rav dice sì. Come ci porta la vita se è occultamento? Dice che porta vita. Come? Rav, ma è lì, bene, almeno secondo le sensazioni di questa ombra, che io sono nel cammino giusto e mi sto avvicinando al Borè. Che cos'è l'ombra? Oscurità? Rav, l'ombra è la sensazione del posteriore, dell'opposizione, che tu vedi qualcosa, che sei diretto a qualcosa che tu vuoi vedere, ma non riesci a rivelare la cosa stessa. Quindi qual è il nostro lavoro praticamente? Di rimuovere l'ombra? Rav, il nostro lavoro è di aderire al Borè in ogni stato in cui ci si trova, sia l'ombra che anche la luce. Chiaro?